Castello Matese News, siamo qui per intervistare gli organizzatori dell'ottava edizione del Balcone Fiorito. Però se tu ti metti qua, allora, però il microfono deve tenere. Solo che noi ci dovremmo mettere più vicini al... Qui Castello Matese News, siamo qui per... Parliamo? No, no, per... No, sta al buio. Qui Castello del... Prova. Qui Castello Matese News, siamo qui per intervistare Castello Matese News, siamo qui per intervistare gli organizzatori dell'ottava edizione del Balcone Fiorito. Siamo qui con Francesca Abate, socio fondatore della Proloco e presentatrice ufficiale degli eventi della Proloco, ormai da 8 anni. Siamo molto felici di essere qui per l'ottava volta quest'anno per questo evento che è un evento di punta per la Proloco e che rende partecipi tutti i cittadini di Castello, rendendo appunto Castello molto più bello e più vivibile per tutti quanti. C'è qualche novità nella manifestazione di questa sera? Sì, per il secondo anno rispetto anche a 2 anni fa abbiamo introdotto Testa in Fiore, che è praticamente una sfilata fatta da modelle del luogo appunto di Castello, dove i protagonisti saranno sempre i fiori e quindi le acconciature. Quanti sono i concorrenti per la premiazione di questa sera? I concorrenti sono circa 20 balconi e se non erro 12 terrazze che saranno poi nel corso della serata più ampiamente descritti e illustrati. C'è già qualcuno in lista per la vittoria? No, non ancora, anche perché è tutto praticamente in busta chiusa e saranno conteggiati praticamente lì per lì al momento la maggioria di esperti che abbiamo chiamato per questo adempimento. Va bene, grazie per le informazioni. Grazie a voi. Siamo qui con il presidente dell'associazione Proloco Rock Alta di Castello del Matese. Ci può dare qualche anticipazione su questa serata? Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Castello Matese. Siamo qui con l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore Grillo e dall'assessore Di Lello. E che dire, è una manifestazione di grande interesse perché siamo arrivati all'8ª edizione e ogni anno cresce sempre di più l'entusiasmo fra i cittadini a preparare questi balconi, questi terrazzi così belli che rendono il paese più accogliente e più sorridente. È un lavoro che è iniziato circa 10 anni fa e che sta portando avanti sempre un maggiore successo, quindi vuol dire che evidentemente il popolo di Castello, la popolazione di Castello sta lavorando bene perché crede nelle iniziative che la Proloco si prefigge. Sì, ci può dare qualche informazione su come il Comune contribuisce con la Proloco? Noi siamo grati per queste persone che si mettono a disposizione del Comune, specialmente con la Proloco Rock Alt. Noi, certamente come Comune, ci metteremo sempre a disposizione. Sarete anche voi qui presenti questa sera? Certamente, in prima persona, perché abbiamo dato la disponibilità al sindaco di prendersi qualche giornata di ferie e quindi saremo noi a sostituire il signor sindaco. Perfetto, allora ci vediamo questa sera. Grazie. E vorrei anche spendere qualche parola qui con l'assessore Di Lello. Prego. No, siamo contenti ogni anno di sostenere la Proloco in questo evento, perché questo evento è molto importante. È importante perché oltre a istituire una serata di intrattenimento, ormai è l'8ª edizione, sì, giusto? Che diventa un,
un appuntamento per tutto l'Alto Casertano e anche una serata educativa, perché educa questa serata, educa alla, al senso civico, perché l'arredo urbano, e Geppino, nostro assessore e collega, ce lo può testimoniare, l'arredo urbano è una delle deleghe più, dove c'è più da lavorare, e la festa di Antonio, quindi la festa della Prologo, che Antonio in prima persona organizza, ha quindi anche questa valenza, diciamo, educativa, perché insegna alle persone a coltivare la bellezza, a coltivare la cura del nostro paese, è il senso civico. Qui da Castello Matese News è tutto. Hola!